Buonasera. La città di Savona è sempre stata impegnata sulle politiche della sostenibilità dal 2016 a oggi. Infatti ha declinato tutti gli obiettivi dell'Agenda 2030 nel suo DUP, cioè documento unico programmatico. E questo è importante perché? Perché è necessaria una visione, diciamo così, olistica, cioè dobbiamo un po' dimenticare quest'idea che quando si parla di sostenibilità si parla solo di sostenibilità ambientale. La sostenibilità, come è già stato detto prima, comprende anche il comparto economico e anche il comparto della società. Quando mi sono insediata nel 2016 avevo necessità di partire con una prima fase, la mappatura dello stato dell'arte del comune che andavo ad amministrare. Questo l'ho fatto raccogliendo dati in modo totalmente oggettivo, grazie a uno strumento di raccolta dati, da poco, era entrato da poco a livello mondiale, era Lead for Cities, e siamo stati la prima città europea certificati. Quello è stato il punto di partenza. Da quel momento lì abbiamo compreso le azioni necessarie e più importanti, più urgenti da compiere, ma soprattutto abbiamo potuto mettere a sistema tutte le azioni dell'amministrazione comunale. Questo nonostante fosse un'amministrazione comunale in predissesto e come tutte le amministrazioni comunali con un enorme depauperamento per quanto riguarda il personale. E per questo è importantissimo fare sinergia, quindi applicare l'obiettivo 17 della partnership. Noi questo l'abbiamo fatto attraverso lavori pubblico-privato e avvalendoci molto anche dell'Università di Genova che fa parte delle RUS, cioè della rete delle università sostenibili. Potrei citare, ma credo che insomma, tanti comuni poi abbiano fatto questo, potrei citare alcune delle azioni che abbiamo messo in campo, dalla rigenerazione urbana importante al PUMS, quindi alla mobilità sostenibile pubblica, alla creazione di piste ciclabili, ma anche progetti importanti come il banco alimentare per l'utilizzo comunque delle eccedenze alimentari, fatta ad esempio con il gruppo Costa, ricordo che Costa Crociere ha presso Savona il suo home port. E poi riduzione emissioni CO2, Savona fa parte del patto dei sindaci, anzi ha avuto Savona l'onore di aprire il decennale del patto dei sindaci presso l'Europarlamento. Altro onore che è toccato la città di Savona insieme a Milano e a Torino è stato di essere presente al Day of Cities delle Nazioni Unite, proprio per questa visione d'insieme che abbiamo dell'Agenda 2030. Ci sono però anche dei nodi ancora da sciogliere da parte delle amministrazioni. Il primo nodo è che l'Agenda 2030 è poco conosciuta dagli amministratori locali, e poco conosciuta e quindi anche poco trasmessa ai cittadini. E questo cosa comporta? Comporta che queste azioni politiche non creano purtroppo consenso, perché sappiamo benissimo che agiamo sull'oggi, ma i risultati spesso li avremo che traguardano un mandato di 5 anni, però bisogna crederci e portare avanti queste azioni. L'altro problema grande è quello di non rincorrere i bandi europei, i bandi ministeriali, bensì di avere un'idea di città, di dove si vuole andare a livello di sostenibilità e di creare quindi progetti per partecipare e intercettare via via i bandi che arrivano e non essere un po' succubi dei bandi che ci sono. E questo lo dico perché come spiegavo prima, con il depauperamento del personale di un po' tutte le amministrazioni comunali è molto difficile fare questo, ma è importante, proprio per questo motivo è importante far rete con i privati o con le università, ad esempio. E per questo motivo noi siamo veramente contenti di poter partecipare personalmente, di poter aver dato un contributo per questa nuova scuola dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, la scuola per lo sviluppo, il benessere e il futuro dei territori, da poco iniziata nella regione Emilia-Romagna, nella regione Liguria, proprio per cercare di diffondere agli amministratori locali l'Agenda 2030 e poi comunque scambiarsi un po' con le buone pratiche. E questo perché sono convinta che insomma, il cambio epocale partirà dai territori e soltanto con degli amministratori informati e capaci di portare avanti queste progettualità si potrà trasmettere ai cittadini la consapevolezza di essere loro i veri protagonisti di questo cambio di passo. Cambio di passo che ci siamo resi conto che la pandemia ha in qualche modo accelerato.
La pandemia ci ha messo davanti alla necessità di ripensare le nostre città, ad esempio ripensare ai centri aggregativi all'aperto, agli spazi urbani, quindi alla riqualificazione botanica e magari appunto alla mobilità sostenibile di cui parlavo prima. Però per fare questo le amministrazioni comunali non possono essere lasciate da sole, sia per la fase di mappatura iniziale, sia per la fase poi di progettualità e in ultimo per la fase forse più importante, che però poche amministrazioni comunali perseguono, anche perché spesso non c'è una continuità amministrativa, che è quella poi del monitoraggio dei dati. Cioè si realizzano progetti, parlo ad esempio della riduzione delle emissioni di CO2 o anche della neutralità a cui dovremmo arrivare, però poi questi progetti che vengono posti in essere vanno anche monitorati per vedere via via come si può migliorare. E chiudo ringraziandovi nuovamente, sono a disposizione per eventuali domande e chiudo rubando anch'io una citazione all'ex presidente dell'ONU che dice veramente che la battaglia per la sostenibilità si vince o si perde solo nelle città.